Un riconoscimento alla persona prima che allo sportivo. È Gianmarco Tamberi, campione nel salto in alto, il vincitore dell'ottava edizione del premio Cannavò, dedicato a chi da sempre si è speso per uno sport senza doping. Ho ripetuto più volte quanto dietro un atleta ci debba essere una persona con dei valori. Lo sport deve insegnare, non deve distruggere, quindi quando mi hanno consegnato questo premio mi hanno detto è più per la persona che sei che per lo sportivo che hai dimostrato di essere, per me ha significato molto. La mia risposta ovviamente è stata tornerò l'anno prossimo per ricevere quello da sportivo, ma questo premio insomma in onore di Cannavò è un premio molto importante. A consegnargli il premio Franca Cannavò, moglie del direttore della Gazzetta dello Sport scomparso nel 2009, il direttore Andrea Monti, Elio Trifari, direttore della Fondazione Cannavò e Franco Angelotti, presidente di Bracco Atletica che promuove l'iniziativa. Dopo lo stop per infortunio che lo ha costretto a rinunciare alle Olimpiadi di Rio, Tamberi è pronto di nuovo a saltare in alto. La riabilitazione sta procedendo molto bene, ovviamente è abbastanza lunga, non è così facile come qualcuno ha lasciato intendere, insomma, però sta andando molto bene, non ci sono complicazioni, sono tornato da Rio in cui ho vissuto un'esperienza mozzafiato, perché vivere le Olimpiadi anche da spettatore, da commentatore e da quel che sono stato significa tantissimo.